capita di citarla mentre parla a se stesso, magari anche con gli altri, e dire: ecco, Ennio adesso avrebbe detto così. Le capita? Sì, sì, mi capita. Che cosa in particolare le capita di pensare? Mi capita nel lavoro, per esempio, non necessariamente riguardo alla musica, perché quello che ho imparato da Ennio esula anche dalla musica stessa. Una delle cose alle quali lui era molto attento era, ecco, l'equilibrio degli elementi che fanno parte di una narrazione. Questa è stata una grandissima lezione, e io spesso, nella scrittura per esempio, nella scrittura spesso trovo delle soluzioni o elementi che a me sembrano soluzioni, pensando al modo di concepire di Ennio. E quindi mi capita spesso, da questo punto di vista è un rapporto che non si è esaurito, perché cioè, averlo frequentato per 32 anni non è stato solo l'aver fatto insieme tanti film e quindi tante musiche, ma è tutto il resto, cioè l'aver avuto il privilegio, perché è stato un grande privilegio, di frequentare un uomo, per esempio, non consapevole della propria grandezza. Questo è un privilegio che non può essere misurato. Allora mi ha insegnato tantissimo. Io talvolta applico anche certe sue regole. Lui, quando io gli chiedevo un tema, me ne faceva ascoltare 5. Io da diversi anni a questa parte, ma già da un bel po' di anni a questa parte, quando un produttore mi chiede di fare qualcosa insieme, non gli porto più solo un film, come facevo e come si è sempre fatto. Magari gli porto un paio, 3 idee che a me piacciono tutte allo stesso modo, e cerco di scegliere il film da fare insieme a lui. È l'applicazione della regola del Morricone. Insomma, sono tante le cose che lui mi ha insegnato. Mi ha insegnato a capire di più la musica e a saperla anche, come posso dire, gestire nella dimensione audiovisiva, ovviamente. Oggi me ne intendo un po' di più, ecco, a modulare, a manipolare un brano musicale rispetto a una certa sequenza. Poi il montaggio di questo film è stato forse il banco di prova e il banco di verifica di tutto quello che avevo imparato con lui. Però ci sono tante altre cose che lui mi ha insegnato e che io porto con me. Quindi la parola giusta è privilegio, è stato un privilegio. Avere capito che il modo migliore di vivere il proprio mestiere non è quello di portarsi dietro la consapevolezza dell'essere abile. Questa è una debolezza, mentre la forza è quell'altra, quella di pensare di essere sempre alla prima prova. C'è Ennio Morricone, dopo 500 colonne sonore, la sera prima di andare in sala di registrazione per cominciare le musiche di un nuovo film, aveva ancora paura, c'è paura, era preoccupato, si preoccupava ancora. C'è questo un insegnamento straordinario, cioè la paura, la preoccupazione di non essere all'altezza è il più grande compagno di viaggio della nostra professione. Invece di essere certi, di essere bravi, è la cosa peggiore. E io l'ho imparata frequentando il mio Morricone. Forse da solo non ci sarei mai arrivato. E certi residui di un certo modo di essere inevitabilmente spavaldi quando si è giovani. Forse sarebbe perdurato il mio carattere, quindi lui mi ha anche aiutato a migliorare
Quindi è stato un incontro che va oltre il fatto che un regista o un musicista si ritrovano insieme a fare qualche film insieme. Grazie. Allora, l'ultima domanda.